ragazzi di rugby, buonasera. Mi ha detto di guardare sempre nell'obiettivo, wow, perché sennò, ah, eccolo qua. Ciao, siamo dagli amici della Corri per Brescia. Siamo a Brescia. Dove siamo qua? Corsetto Sant'Agata, giusto? Sì, sì, Tiziano. Corsetto angolo, Sant'Agata. Abbiamo trovato Vittoria, un'amica stasera che ci parla di una disciplina sportiva che è legata sempre a una variante del rugby. Adesso sentiamo cosa c'ha da dirci. Allora, buonasera a tutti, io sono Martina, sono presidente dell'associazione Bresciana Non Solo Sport e tra le nostre tante discipline c'è anche il flag rugby. Sono 2 anni che noi abbiamo una piccola squadra di ragazzi, la squadra è formata da, il flag è a 7, con 5 ragazzi con disabilità guidati da 2 partner che sono ragazzi normo dirigono la squadra. C'è un regolamento specifico per cui non possono andare a meta i partner, ma ci possono andare solo i nostri atleti. Facciamo parte di Special Olympics, che è un movimento mondiale che si occupa di disabilità intellettiva relazionale. Questo lo fate? Dov'è che lo fate? Allora, noi lo facciamo il lunedì presso le palestre dell'Hub Ballini in via Tirandi, qui in città. Ci alleniamo il lunedì dalle 15 alle 17. Dalle 15 alle 17 tutti i lunedì? Tutti i lunedì, a partire dal lunedì prossimo, dal 23 fino a fine maggio. Avete dei limiti di età? Avete qualcosa? Beh, i nostri sono abbastanza grandi, hanno più o meno 25-30 anni, però nulla vieta di creare anche qualcosa per i più piccoli. Maschi, femmine tutti insieme? Noi abbiamo solo maschi, ci abbiamo provato anche con le femmine, ma siccome erano poche, insomma, diventa un po' difficile poi riuscire, ma se dovessimo riuscire, beh, volentieri. Ci si lavora. Grazie mille. Grazie. Alla prossima. Grazie, verrò a trovarvi lunedì. Sicuramente, vi aspetto. Grazie. Vi aspetto. Pazzi, alla prossima. Ciao.